Questione di giorni, il governo Draghi varerà il primo decreto destinato a fronteggiare l'emergenza economica e sociale causata dalla pandemia. A testimonianza di un cambio di passo rispetto ai provvedimenti passati, cambia anche il nome, non più decreto ristori, ma sostegno. Nella sostanza vi saranno misure già adottate lo scorso anno, come la proroga del divieto di licenziamento al 30 giugno, della cassa integrazione per tutto il 2021, e rinvio a fine aprile dell'invio delle cartelle esattoriali sospese, ma anche diverse novità come l'eliminazione dei codici Ateco e indennizzi a chi ha perso almeno un terzo del fatturato, indipendentemente dal settore di appartenenza. Di queste anticipazioni abbiamo parlato con il presidente dell'Ordine dei commercialisti della provincia, Vittorio Quadrio. Dovrebbero esserci delle buone notizie, specialmente poi per il nostro territorio, che qui noi rappresentiamo questo territorio alpino che tante disavventure ha avuto in questa specie di guerra alla quale siamo stati introdotti con la pandemia, e ovviamente impianti sciistici, sembra che ci siano 600 milioni di euro a disposizione a sostegno per tutte le attività del comparto funiviario sciistico. L'addio ai codici Ateco porterà indennizi a diverse categorie sinora escluse anche in ambito turistico. Che non avevano un codice Ateco, non avendo una partita IVA, perché non obbligati, ma comunque pagando tramite poi tutti i sistemi che ci sono già di prenotazione Airbnb, la ritenuta, quindi pagano imposte anche loro, non hanno visto un euro quasi da un anno e passa, lo dimostrerebbero anche, mi dicono, tutte le prenotazioni prima arrivate, poi disdettate, poi con i vari colori di nuovo arrivano prenotazioni, poi automaticamente non si può più andare in una seconda casa a meno che ci sia un contratto lungo, eccetera. Faccio questo esempio, poi ce ne sarebbero tanti altri di attività che sono rimaste fuori e sono state escluse, diciamo, da quelle che erano i decreti rilancio. Più complicato è il discorso degli aiuti previsti per imprese e professionisti con fatturato fino a 5 milioni che dimostrino la perdita del 33% nel paragone tra la media mensile del fatturato del 2019 e quella del 2020. Non si sa, questo termine fatturato, sempre che si usa, che cosa voglia dire. Basterebbe andare però a chiedere nelle singole dichiarazioni dei redditi gli stessi lavoratori, per esempio, hanno un indice che finora pare sia prorogato, che è quello della cassa integrazione, pertanto fino a giugno di quest'anno, ma tutte le altre attività che non sono coperte da ammortizzatori sociali e che riguardano lavoratori, imprenditori, liberi professionisti, attività, ditte private di varie specie e natura, e queste non sappiamo se il termine fatturato anche qua sia un indicatore corretto. Il governo Draghi dovrebbe destinare 2 miliardi di euro al piano vaccinale e proprio in fatto di vaccinazioni anche i commercialisti fanno sentire la propria voce. Al servizio di imprese e persone la categoria del resto fu inclusa già nel DPCM del 22 marzo 2020 tra i servizi essenziali. Abbiamo chiesto anche nel piano vaccini, nelle priorità ci siano anche la nostra categoria e i nostri collaboratori, perché effettivamente sono molto esposti in tutto quello che è un lavoro che viene svolto anche a vantaggio della macchina statale. Ovviamente le imposte sono un tema su tutti. E proprio in tema di imposte, Quadrio, a nome dei commercialisti che rappresenta, giudica positivamente l'intenzione espressa dal presidente Draghi riguardo alla necessità di un intervento complessivo di riforma dell'intero sistema fiscale. Nel frattempo, in un periodo in cui non si fa che parlare di colori, la situazione è tutt'altro che rosea. In salita vedo che tutti ci dobbiamo rimboccare le maniche, vedo che però, per esempio, per quanto riguarda la tracciatura 2026 Milano-Cortina, ancora oggi non si parla di Valtellina, e questo potrebbe essere sicuramente un rilancio importante. Cerchiamo di chiamarla, per favore, Olimpiadi Invernali, darci un obiettivo: Milano, Cortina, Valtellina, altrimenti ci saremo sempre in un equivoco anche comunicazionale che sicuramente non porta tutto quel vantaggio che un'operazione di questo tipo sulla carta si annuncia di avere per il nostro territorio.